Buongiorno a tutti, parto immediatamente con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo perché ho deciso di cambiare il palinsesto. Ho deciso di cambiare il palinsesto perché vabbè, trovo abbastanza importante fare sto pezzo, anche se la preparazione di questo pezzo è abbastanza approssimativa. Infatti ho qui i fogli in mano, se mi cadranno i fogli non vi preoccupate. Dovrò leggere piuttosto velocemente. Questo pezzo tratta sulle strategie della stregoneria. Pertanto, potrete capire perché io agisco in un certo modo, quali sono i miei intenti, quali sono i miei fini, ma anche gli intenti e i fini generali della stregoneria. La stregoneria è ciò che dico io, non ciò che dicono altri. È chiaro questo? Se altri dicono cose diverse dalla stregoneria, possono chiaramente farsi pubblicità, ma devono misurarsi con me. Se non si misurano con me, diranno cose diverse dalle mie e faranno chiaramente la loro strada. Però questa è la strategia e gli intenti della stregoneria. Se avete un CD, io vi do scusate, un nastro, mettetevelo su perché leggerò abbastanza velocemente e non so neanche se riuscirò a finirlo tutto, anche se io mi impegnerò a leggere veloce. Mettete sul nastro e dopo ve lo riascoltate con calma. All'interno di questi fogli ci sono dei passi di incollaggio, per cui potrete sentire la ripetizione di un paio di frasi. L'ho sistemato un attimo fa, ma avevo delle altre cose da fare, l'ho sistemato male, però non vi preoccupate, il senso è generale di quello che voglio dire io, lo capirete. Pertanto, torno a ripetere, se avete un CD, un nastro da registrare, mettetevi su la registrazione, perché dopo questa lettura difficilmente questo pezzo lo ritroverete da qualche parte. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e il mio ruolo è fare l'apprendista stregone, il guardiano dell'Anticristo, con gli strumenti che mi sono dato all'interno della meccanica. Pertanto, questo è ciò che vi sto leggendo. Le strategie della stregoneria si divide in sei capitoli: l'oggettività espressiva del fenomeno, le necessità delle persone, la triplicità dell'azione dello stregone, lo stregone che impegna se stesso nelle relazioni, lo stregone che impegna se stesso nelle linee di tensione, lo stregone che mette in moto le persone. Prologo. Ultimamente molte persone vengono da me chiedendomi di intervenire nelle loro questioni personali per risolvergli i problemi, sia di natura familiare che di natura lavorativa o emozionale. La faccenda è piuttosto seccante, non tanto per non voler intervenire e aiutare, ma perché l'aiuto che richiedono è un aiuto risolutivo del tipo miracolistico, come hanno sentito raccontare dai cristiani. In pratica, vorrebbero che leggendo le carte svelassi il futuro. Per leggere il futuro è necessario che il futuro sia determinato da un qualche ente o da un qualche fattore. Io ho sempre detto che il presente, attraverso le sue scelte, costruisce il futuro. E dunque, per svelare loro il futuro, dovrei conoscere le scelte che ogni coscienza e ogni consapevolezza sta intraprendendo in relazione e in riferimento a chi mi chiede di leggergli il futuro. Io sono in grado, attraverso la mia autodisciplina e le mie trasformazioni, a soggettivare una parte dell'oggettività che mi circonda, ma questo me lo sono conquistato in anni di lavoro e comunque coinvolge le mie scelte e le mie trasformazioni, non certo quelle di chi è disperato e pende dalle mie labbra per sapere che il futuro gli riserva la soluzione delle sue angosce. Qualcun altro mi chiede di risolvergli i problemi finanziari e viene a chiederlo a me. Sì, mi dicono, perché sono stato imbrogliato o qualche cosa mi è andato storto. Ti prendi un buon avvocato o un buon commercialista e risolvi il tuo problema. Purtroppo i cristiani sono convinti che il sapere e la conoscenza non sia il frutto di un lavoro e di una modificazione continua, ma sono convinti che sia dono del loro pazzo Dio. Anche quando dire questo suona alle loro orecchie una bestemmia, di fatto l'analfabetismo di ritorno fra i laureati di questo paese è piuttosto pesante. Anziché Dio, è l'università che attesta che loro sanno e da quel momento cessano di accumulare sapere e conoscenza. Un laureato in economia, dopo 10 anni che ha preso la laurea, se non si è aggiornato, è considerato un incompetente. Quando le persone che si rivolgono a me, io dico loro
che per la loro situazione si devono arrangiare e che la stregoneria è arte di trasformazione, non è arte per risolvere i problemi del momento, mi dicono: ma come? Non sei un apprendista stregone? Parli anche, questo anche mi sconvolge sempre, di Castaneda. A quel punto non mi resta altro che dire loro: se ti rivolgi a me per risolvere quel problema e quel tipo di problemi, io ti rovino. Stiamo attenti al significato dei termini. Queste persone pensano all'apprendista stregone come a quello che fa i miracoli. Così, mentre l'apprendista stregone lavora per anni nella sua trasformazione, queste persone pretenderebbero, dopo aver partecipato alla costruzione di una situazione per loro stessi rovinosa, essersi autodistrutti, andare dallo stregone, ricevere un colpo di bacchetta magica con la quale risolvere la loro situazione, cavandosela, firmando qualche assegno. Persone pronte a vendere illusione, facendosi firmare qualche assegno, ce n'è parecchia in giro, iniziando dai preti cattolici e dalle loro messe da buffoni. Alla fine queste persone si troverebbero a firmare assegni senza avere nulla in cambio. Io sono diventato apprendista stregone per me, non per il bene dell'umanità. Chi anela il bene dell'umanità è chi è pronto a rinchiuderla nei campi di sterminio per il suo bene. Io sono diventato apprendista stregone per costruire il mio cammino nell'eternità, e quanto faccio è per favorire quel cammino. Io non guarisco gli esseri umani dalla pulsione di morte, io fornisco strumenti affinché chi non è contagiato dalla pulsione di morte si sappia difendere e non ammalarsi. Allora è da chiedersi: che cosa fa un apprendista stregone? Bene, a questo voglio rispondere. Prima cosa da mettere in chiaro è l'oggettività espressiva del fenomeno. Prima di dire cosa fa un apprendista stregone, si deve definire il palcoscenico sul quale l'apprendista stregone agisce. Poi definiremo le forze attraverso le quali avviene l'azione. Infine definiremo l'azione dell'apprendista stregone. Quando una persona vive una situazione di disagio per la quale si rivolge a me, tre sono gli elementi che concorrono a formare il suo disagio. Sono elementi spaziali, lei stessa, la situazione in cui vive e la relazione costruita fra se stessa e la situazione nella quale vive. Temporali, come lei si è costruita, come si è costruita l'oggettività nella quale vive e come tali costruzioni hanno costruito la relazione o le relazioni. C'è un terzo elemento da considerare che, data la sua complessità, viene semplificato nella percezione e nella descrizione in funzione dell'azione. Nell'azione di un soggetto eseguita in un'oggettività concorrono elementi della ragione, cioè delle sue necessità di descrivere gli elementi che concorrono a formare la decisione per la quale agisce, ed elementi, chiamiamoli emozionali, o frutto della percezione e dell'intuizione, che incidono sull'azione di un soggetto senza essere filtrati dalla descrizione della ragione. In altre parole, l'azione di un soggetto all'interno dell'oggettività in cui opera non è spesso giustificabile attraverso la descrizione, ma trova la sua giustificazione nell'azione stessa. L'azione come rappresentazione della percezione soggettiva. In questo palcoscenico spazio-temporale che ho descritto, manca da definire la soggettività degli elementi concorrenti diversi dal soggetto che noi consideriamo. La persona che è venuta da me con un problema, io non la posso separare dall'oggettività in cui il problema si è manifestato. E devo riconoscere che l'oggettività non è elemento immobile e statico, ma è formato da coscienze di sé e consapevolezze che scelgono ed agiscono in base al proprio divenuto. Consideriamo un ambito familiare. Il bambino è il soggetto, l'oggettività è data dai suoi familiari che sono coscienze di sé ed agiscono nei confronti del bambino formulando delle aspettative, così che quel bambino o quella madre o quel padre sono persone che singolarmente sono circondate da un'oggettività, ma quell'oggettività è composta da coscienze di sé in modificazione e in movimento che formulano richieste, pongono domande, progettano la vita, in altre parole determinano la loro esistenza in base al proprio divenuto. Mantenendo uno scenario familiare, la stessa relazione fra i vari soggetti è in continua riformulazione. In ogni momento ogni soggetto aggiunge qualche cosa
cosa o toglie qualche cosa. La relazione stessa ha un suo spessore e una sua emotività che impone agli attori il rinnovo continuo della relazione stessa. Ciò che è per la famiglia vale anche per i posti di lavoro, le relazioni sociali, le relazioni economiche, le relazioni giuridiche. Vale anche per l'ambito magico e nei mondi della percezione alterata. Sul palcoscenico dovrei agire come apprendista stregone. Sul palcoscenico in cui dovrei agire come apprendista stregone ho tre soggetti consapevoli di se stessi, soggettività ed oggettività che entra in relazione e la relazione stessa. La rappresentazione cui lo spettatore assiste è solo l'atto finale. Il litigio madre-figlio che si manifesta davanti ai miei occhi è il fenomeno che si è maturato all'interno delle trasformazioni che ha avuto il figlio, ha avuto la madre e ha avuto quella relazione fin da quando il bambino è nato. Quanto io assisto in quel momento è l'atto finale di un continuo adattamento della relazione nel divenuto della madre e del figlio. Il numero degli adattamenti e delle trasformazioni è dato dagli attimi in cui i due soggetti si sono modificati, dagli attimi in cui hanno costruito la relazione, dalla quantità, dalla qualità della relazione e dalla quantità di modificazione ricevuta dai soggetti nell'espletamento della relazione stessa. Ciò che a me interessa mettere in rilievo è che quando assisto ad un fenomeno, questo è il prodotto di un numero infinito di trasformazioni che ha portato allo sviluppo del fenomeno stesso. Infine, cioè non è creato da un dio pazzo, infine, ogni soggetto impone nella relazione sia la sua ragione che la sua percezione, dove la relazione diventa l'azione attraverso la quale i soggetti manifestano sia quanto riescono a descrivere mediante la ragione che quanto percepiscono attraverso la loro intuizione. Ad esempio, quando uno va fuori di testa e dà una martellata ad un altro, la rabbia della martellata è fuori dalla descrizione della ragione, si può dire appunto che è andato fuori di testa. Il prendere il martello e il colpire la testa dell'antagonista è espressione della ragione. Quando qualcuno viene a chiedermi aiuto pensando che io faccia le magie risolutive dei suoi problemi, il suo problema deve essere inquadrato in quest'ambito. Già quest'ambito, spazio temporale, è ancora minimale. Ad esempio, l'automobilista che per poco non investiva per la rabbia il pedone aveva subito delle invettive da persone dall'altra parte della città. L'oggettività in cui viviamo è tutta correlata anche in piani psichistici così profondi che la loro enunciazione richiederebbe all'ascoltatore un atto di fede. Io mi limito a quanto posso descrivere e ritenere abbastanza ovvio con le conoscenze che oggi abbiamo. Quando qualcuno mi presenta un problema, quest'altro non è che il fenomeno finale da lui percepito di una lunga catena di eventi. Se in questa situazione qualcuno vi definisce qualcosa leggendo le carte o con un rito di qualunque tipo, potete tranquillamente ridergli in muso. Adesso parliamo della catena degli eventi. Se noi consideriamo un ambito sociale come un insieme complesso spazio-temporale, così anche un individuo è un insieme complesso spazio-temporale. Anche la cellula di un individuo è un insieme complesso spazio-temporale. Fenomeno quale risultante di una complessa catena di eventi date dalle relazioni fra soggettività. Se io scompongo quanto mi viene presentato, mi rimangono nelle mani tre strumenti fondamentali, quali motori generatori di quel fenomeno. Attenzione, ve l'ho già detto anche nella Teogonia di Esiodo. Energia vitale, volontà e intento, dove l'energia vitale è la sostanza sulla quale si manifesta il fenomeno. Volontà è la manifestazione del fenomeno e intento è la direzione nella quale il fenomeno si manifesta. Questi tre elementi caratterizzano sia il movimento degli atomi che il movimento di ogni essere della natura. La rappresentazione negli atomi e negli esseri della natura è diversa in quanto sono diversi i percorsi di adattamento di queste forze, dei soggetti che esprimono queste forze o di queste forze. La volontà che si rappresenta in un essere umano all'interno di un fenomeno è il risultato del quadro che abbiamo tracciato sul palcoscenico della rappresentazione, dove la manifestazione della volontà soggettiva relativa a quel fenomeno ha subito processi di adattamento e trasformazione durati milioni di anni e infiniti attimi.
dove le relazioni con le soggettività circostanti sono state infinite e gli attimi in cui le relazioni si sono espresse sono innumerevoli. Così, la quantità di energia vitale che un essere umano manifesta in un fenomeno sul palcoscenico che abbiamo descritto è relativa alla sua capacità di rappresentazione del fenomeno stesso. Tanta più energia vitale impiegherà nella rappresentazione del fenomeno e tanto maggiore sarà l'incisività del fenomeno rappresentato nell'oggettività. Ad esempio, quanto maggiore la forza con la quale il bambino rappresenta alla madre le sue esigenze, tanto più la madre è costretta a soddisfarle. Vale per ogni ambito economico, sociale, giuridico e in ogni mondo della percezione alterata. L'intento determina la direzione nella quale viene impiegata l'energia vitale e la volontà. L'intento primordiale nei soggetti ha subito trasformazioni nel corso di milioni di anni ed è stato piegato alle esigenze di sopravvivenza dei soggetti stessi. Oggi come oggi, di un essere umano, parliamo di intenzione della ragione più che del suo intento che spinge all'eternità. Pieghiamo l'intento ad obiettivi immediati della ragione più che ai grandi obiettivi dell'esistenza. Così l'immenso della volontà, che rappresenta l'universo psichistico nel quale la ragione ritaglia lo spazio della sua descrizione, è manifestata come volere di imposizioni che spesso in ambito umano diventa puro e semplice ricatto sociale, emotivo ed esistenziale. Così l'energia vitale, che potrebbe essere il punto di riferimento del nostro pensiero, in quanto anche il pensiero è manipolazione ed espressione di energia vitale, viene sostituito dalla materia e al massimo si riconoscono degli stati psichici ed emotivi agli individui. Qualunque apprendista stregone che abbia soggettivato l'intento dell'oggettività che lo circonda, agendo su questi tre elementi, è in grado di introdurre delle modificazioni nell'oggettività stessa. Le modificazioni devono essere nella direzione dell'intento, in quanto ogni volta che introduce elementi di modificazione dell'oggettività, modifica anche se stesso. La modificazione di se stessi può essere fatta nella direzione della costruzione soggettiva o nella direzione della distruzione soggettiva. La direzione della modificazione di se stessi è nella direzione dell'intento oggettivo. In altre parole, la manifestazione dell'intenzione dell'intento soggettivo dell'apprendista stregone deve essere in sintonia, allineata o, se preferite, nella direzione dell'intento universale. Se si vuole essere più specifici, va nella direzione della dilatazione soggettiva in relazione alla dilatazione oggettiva. In altre parole ancora più semplici, costruisce la libertà. E passiamo alla necessità delle persone. Le persone che sono afflitte da problemi economici, emozionali, malattie, incomprensioni sociali, problemi psichici e varie, si rivolgono a me come ad ogni altro mago o ad ogni prete cattolico. O fanno le processioni alla Madonna o fanno voti ai santi affinché i loro problemi vengano risolti. La soluzione dei problemi che loro richiedono è una soluzione per la soluzione. Cioè vogliono sì la soluzione, ma senza la modificazione della situazione nella quale vivono. In altre parole, chiedono che gli passi il ginocchio della lavandaia continuando a fare la lavandaia. Chiedono che il marito o la moglie li rispetti continuando a fare la moglie e il marito, come fino ad oggi hanno fatto costruendo una relazione di disprezzo. Chiedono che gli passi il male ai polmoni dopo che li hanno danneggiati con l'inquinamento o con lavori nocivi. In pratica chiedono che passi il tormento senza modificare le condizioni che hanno costruito o provocato il tormento. Spesso le cause o concause che hanno determinato il tormento non sono individuabili nella ragione. Sono cause o concause psichiche ed emozionali. Spesso sono azioni manifestate nella ragione di intuizioni e decisioni prese in ambiti che nulla hanno a che vedere con la ragione. Questo qua è quando qualcuno vi dice questo qua ragiona col cazzo, con la vagina, delle azioni che vengono fatte dove non si usa la ragione, ma si usano per esempio le emozioni sessuali, cioè si prendono delle decisioni in base alle emozioni sessuali. Se si risolve la situazione familiare, chi manterrà la moglie casalinga dopo la fine del matrimonio? Chi accudirà la casa del marito? Che fine faranno i figli? E nell'ambito sociale? Chi risolve il problema a chi assilla senza rischiare l'emarginazione?
mi insultano continuamente, potrei spaccargli la faccia, ma dopo divento un emarginato. Cosa faccio senza quell'amore? Quello era tutto il mio amore e mi ha lasciato, mi sento sperso. Voglio che lui ritorni da me. Le cause per cui si è rotta una relazione non sono importanti per chi ricorre dal mago. È necessario ripristinare la situazione, fare una magia per costringerlo al ritorno, accendere una candela ad un assassino che la Chiesa Cattolica impone come santo, a chi supplica la soluzione del dolore emozionale che attanaglia la propria vita. Le persone che supplici si rivolgono alla cartomante, al mago o al prete cattolico sono degli sconfitti dalla vita. Sono coloro che hanno rinunciato a compenetrare quanto costruisce la situazione nella quale vivono. Eppure, tutto sommato, costoro stanno infinitamente meglio della media della popolazione dell'Uganda. Costoro sono infinitamente più ricchi degli indios del Chiapas. Perché soffrono emozionalmente così tanto? Perché sono ben più miserabili degli indios del Chiapas o della media della popolazione dell'Uganda. In Italia il loro vescovo cattolico non ha bisogno di acquistare 800 machetes per spaccare loro la testa. Sono là che porgono la testa supplicando un assassino come Antonio da Padova o un truffatore come Padre Pio o un trafficante di schiavi come la Teresa di Calcutta. Che bisogno c'è di tagliare loro la testa quando supplicano, portano denaro, onorano gli assassini? Per i cattolici è necessario mantenere quella condizione di costrizione emotiva che consente loro di arricchirsi e manifestare il loro potere di sottomettere il gregge. Ora cesso di usare il termine di apprendista stregone ed uso il termine di stregone. È più chiaro. Il termine di apprendista stregone lo riprenderò poi. In ogni caso, ogni volta che uso il termine di stregone, sappiate che mi riferisco all'apprendista stregone. All'interno di tutto questo, come agisce lo stregone? Ci sono tre modelli operativi in uso nella stregoneria. Io come apprendista stregone uso il terzo, che descriverò alla fine. Per descrivere il terzo metodo, devo tentare di rendere chiari gli altri due, che, pur appartenendo a tradizioni diverse, sono molto più usati che non il mio. In altre parole, io appartengo ad una tradizione di stregoneria minoritaria rispetto all'insieme dei cacciatori di conoscenza e consapevolezza. Non per questo la mia stirpe ha esitato a mettersi la maschera di Arlecchino e affrontare l'orrore della sottomissione. La prima operatività dello stregone di cui parliamo è lo stregone che impegna se stesso nelle relazioni. Questo individuo, perché parliamo di esseri umani, è lo stregone per eccellenza, è lo sciamano quale punto di riferimento del proprio popolo, è l'uomo saggio che indica i cammini, è un essere umano potente che ha piegato esseri di energia al proprio servizio, si serve di loro in quanto loro sono affascinati dal suo operare. Egli mette lo stesso impegno sia nel condurre popoli nell'infinito, sia nel risolvere singole questioni. È lo stregone che incute timore, un timore carico di forza e determinazione in chi affronta e costruisce la vita, un timore che si trasforma in terrore per chi si nutre di paura e terrore. Questo stregone, quando si presenta, è la specie che rappresenta, è il popolo che rappresenta, riesce a concentrare in se stesso tutte le linee di tensione che attraversano la gente a cui appartiene e le riversa moltiplicandone la forza di rappresentazione. È umile quando il popolo a cui appartiene deve difendersi ed è determinato, terribile e travolgente quando percepisce il momento dell'espansione. A nessun stregone gli è mai importato nulla delle persone che hanno problemi. Uno stregone agisce nella vita e nei suoi flussi, agisce nelle trasformazioni del proprio popolo non perché sia razzista, ma perché in quel popolo è nato. Se espande se stesso, è in grado di agire anche per altri popoli, qualora costruiscono delle relazioni col proprio. Uno stregone agisce contro sempre, contro la magia nera, sempre. A questo tipo di stregone si possono rivolgere le persone che hanno problemi. Per questo tipo di persone lo stregone è un benefattore. Si prodigherà, darà loro consigli e pozioni che effettivamente le farà stare meglio. Non risolverà i loro problemi, ma fornirà loro una sicurezza psichica sì da non doverli temere. Qualche volta
insegnerà loro qualche tecnica. Le persone che si rivolgono a questo tipo di stregone saranno coccolate, saranno ascoltate, non saranno mai mandate a quel paese. A questo tipo di stregone non interessano le persone, ma come a tutti gli stregoni, interessa la vita, e le persone che si rivolgono a lui sono degli ottimi strumenti attraverso i quali alimentare la vita. Esistono pochi casi in cui questo stregone impegnerà se stesso per aiutare chi si è rivolto a lui, ed è quando chi si è rivolto a lui paga il suo prezzo. Quando ci si rivolge ad uno stregone, come se fosse un prete cattolico, un mago lettore di carte, o che propone rituali pseudo-esoterici, lo si fa per migliorare le proprie condizioni di vita. Questo stregone pretende che la vita si paghi con la vita. Egli impegnerà se stesso quando le persone per le quali agirà sono importanti per la vita stessa. Allora i loro problemi diventano i problemi dello stregone. Questo tipo di stregone agisce nelle relazioni con il mondo circostante per il proprio popolo. Dunque, può agire nelle relazioni con il mondo circostante anche per i singoli individui, qualora siano importanti per il proprio popolo. Solo in questo caso questo stregone può agire. Come agire? Come impegnava se stesso nelle relazioni fra il proprio popolo e il circostante, così assume su di sé le problematiche di chi si è rivolto a lui e le risolve, perché risolvendole permette a chi si è rivolto a lui di espandere se stesso diventando utile per la collettività a cui appartiene. Pertanto, se avete problemi d'amore, problemi di relazioni sociali, problemi economici e problemi esistenziali e ritenete di essere preziosi per il sistema sociale in cui vivete, rivolgetevi tranquillamente a questo tipo di stregoni. Magari non vi chiederanno nemmeno l'assegno per il loro impegno, ma vi assicuro che scuoteranno le colonne del cielo pur di aiutarvi. Questi stregoni diventano spesso l'anima di popoli interi. Hanno molte persone che seguono le loro orme, anche se spesso il vento della vita cancella le loro tracce. In fondo sono degli accentratori. Nel manifestare le loro preferenze ed il loro potere, perdono di vista l'oggettività che li ha generati, gli sforzi che hanno fatto per trasformarsi. Sono in grado di grandi slanci di generosità, specialmente quando soggettivano cose che non appartengono a loro. Soggettivare è il loro modo di risolvere. Si fanno carico di problemi non loro nel tentativo di costruire il futuro. Gli esseri umani ammirano questi stregoni. Spesso non si sono mai definiti stregoni, ma eroi. Gli esseri umani ne cantano le gesta e queste gesta diventano leggenda. Ancora oggi questi stregoni sono l'anima di tutti i popoli della terra. Dal punto di vista dell'operatività, possiamo dire che questi stregoni soggettivano la parte della contraddizione nella quale parteggiano. La fanno propria e si fanno attraversare da tutte le tensioni che quella parte esprime. Sono in grado di farsi attraversare dalle tensioni di un popolo intero, al di là della quantità di individui che a quel popolo appartengono, oppure possono farsi attraversare dalla ragazza in cerca dell'amore che l'ha abbandonato. Come agiranno sarà in relazione al tributo alla vita che questi pagheranno. Un popolo, per quanto piccolo, paga un grande tributo rigenerando se stesso. Un individuo deve essere portatore di grandi novità per essere in grado di pagare alla vita quanto dall'impegno di questo stregone riceve. In caso contrario, questo individuo riceverà qualche consiglio tecnico e un po' di sceneggiata. Quanto riceverà sarà comunque infinitamente di più di quanto avrebbe potuto ricevere da un prete cattolico, e quanto scriverà su un assegno sarà infinitamente meno dannoso che non l'otto per mille dato alla Chiesa cattolica. E passiamo al secondo tipo di stregone, lo stregone che impegna se stesso nelle linee di tensione. Beh, stiamo andando abbastanza bene, vedo che siamo già arrivati a metà dello scritto. Questo tipo di stregoni sono rari, ma sono quelli che hanno più seguito. Guardatevi dai seguaci di questi stregoni, sono come la peste che infettano e distruggono ogni esistente. A questi stregoni interessano solo gli dèi. Gli dèi sono il centro della loro azione. Non si tratta degli dèi in quanto fusione degli intenti con gli dèi, dove l'essere umano sviluppa il Dio che cresce dentro di lui e incontra gli dèi. Qui si tratta della distruzione di qualunque equilibrio sociale di qualunque popolo affinché gli dèi manifestino se stessi. E non importa a loro quale sia la manifestazione degli dèi, a loro importa costruire le condizioni all'interno delle quali manifestare loro stessi. Gli dèi
non hanno solo l'aspetto che io vi ho presentato nelle varie trasmissioni radiofoniche di magia, stregoneria e paganesimo. Gli dèi vivono solo per se stessi. Non è una forma di egoismo, è un dato di fatto. Siamo noi che siamo germinati dalle condizioni che loro stessi hanno costruito, che determiniamo noi stessi anche nei loro confronti. Noi abbiamo sempre determinato noi stessi, dobbiamo sempre usare la nostra volontà nei loro confronti. Se noi dimentichiamo questo, c'è sempre qualcuno pronto a trasformare gli esseri umani in schiavi degli dèi o di questo o quel Dio. Dopodiché gli dèi stessi si accorgono cosa sta succedendo e devono intervenire affinché il disastro non accada. Questi stregoni, accade spesso per le streghe, hanno soggettivato gli dèi. Gli dèi, nelle varie forme, li attraversano, sono potenti. Un loro sguardo può essere quello di Diana, Era, Apollo, Pan o Iside. La vita apre i suoi spazi a questi stregoni e questi stregoni ne diventano i veicoli. Quando essi si muovono è come se si muovesse il Dio. Magari danno un nome egiziano ad una forza rappresentata nella Sumeria, o un nome romano ad una forza dell'India antica, non è importante. Essi hanno costretto i loro tendini e la loro volontà a diventare quel Dio. È quanto accade a molti sciamani che diventano esseri lupo o esseri orso, o esseri coyote o esseri leone, può essere elefanti o serpenti. Soggettivare questo non appartiene alla propria specie. Su questo troverete storie e leggende in ogni parte del mondo e in ogni cultura. Questo tipo di stregoni hanno occupato la generazione precedente. Dalla strage di Carlo Magno contro i Sassoni alla rivoluzione francese del 1789 hanno dominato la scena al fine di portare gli esseri umani fuori dall'oscurantismo cristiano. A questi stregoni non interessano gli esseri umani, solo gli dèi. Perché allora guidarono gli esseri umani fuori dall'oscurantismo e dal terrore in cui i cristiani costringevano gli esseri umani? Perché se i cristiani costrinsero in ginocchio gli esseri umani, tentarono attraverso questo di distruggere il divino del mondo che li circondava. Il primo Dio che li attraversò era Eros ed Era. Eros come intento ed Era come necessità dell'essere natura a cui appartenevano. Non ebbero mai la forza di Atlante o di Eracle, né ebbero mai il potere di Prometeo, ma dovevano spezzare la coercizione cristiana spingendo gli esseri umani nell'eternità. Furono stregoni violenti, lavoravano per la costruzione del divenire degli dèi, ma delle condizioni contingenti degli esseri umani e della costruzione del loro divenire non avevano compassione, cioè vivere le stesse passioni. Gli esseri umani si erano messi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, per questo motivo li disprezzavano. «Siete in ginocchio», affermavano. Continuate ad esserlo. A questi stregoni interessava solo la loro battaglia. In questo periodo oscuro ci fu qualcuno che combatté la battaglia per gli esseri umani. Scusate un attimo solo che mi rinfresco la giugulare. Anche se siamo andati abbastanza avanti, forse ce la facciamo senza problemi a finire il pezzo. Eccoci qua. Una battaglia titanica, una battaglia contro l'orrore cristiano da un lato e anche contro gli stregoni che fondevano il loro cammino con gli dèi, ed erano le streghe, le piccole donne che serravano pugni invisibili, compattavano loro stesse nella costruzione dell'infinito. La battaglia di questi stregoni era importante, cambiava il futuro nella quale gli esseri umani avrebbero costruito la loro vita. Chiamavano gli dèi in soccorso degli dèi umani. Un grande combattimento, certo, una grande battaglia, ma chi combatteva la battaglia quotidiana della sopravvivenza? Chi tentava di sfamare i figli affamati? Chi tentava di curare le ferite? Chi aiutava altre donne a partorire? Chi? Loro, le donne. Dalla strage di Carlo Magno al 1789, quando dico donne, dico streghe. Le persone non sanno cosa significa essere comperate e vendute, essere vendute al marito, dover sopportare quel quotidiano di 10, 12, 15, 18 ore di lavoro al giorno, partorire figli uno dopo l'altro, con una probabilità su due di morire,
con un marito che quando c'era bastonava tutti i giorni. C'è ancora una canzone che si canta nelle gite, nei canti di montagna e fra commilitoni, no? Una canzone, e voi la sapete benissimo, nella quale si dice che suo marito è buono, ed è tre volte buono perché solo la domenica la picchia col bastone. Le persone non sanno cosa significa essere ricattate dal prete mentre stupra i loro figli. È pure necessario costruire il futuro, raccogliere le erbe per la minestra, lavare i panni per il padrone, andare a messa, caricarsi il legname sulle spalle e faticare sui sentieri, bambini da accudire affinché il domani si riproduca. Queste donne divennero streghe per sopravvivere, impararono la percezione per sfuggire dall'angoscia del quotidiano, impararono gli scongiuri contro la mala sorte e impararono ad imprecare contro con piccoli riti ripetitivi, e funzionavano quei riti. Quanto funzionavano! Erano riti e scongiuri carichi di rabbia e di angoscia, erano imprecazioni contro l'orrore della vita, era il richiamo alla dea perché si svegliasse, era il potere del loro sognare che le portava in mondi che scioglievano le loro angosce e i loro tormenti. Ecco la strega di Luserna, a cui uno stregone aveva consegnato un pentolino col quale chiamava gli spiriti per fuggire e volare attraverso il camino, dopo aver recitato il suo intento: «Onto bisonto sotto la terra sconto, varda de noto carne di qua e di là, upac mec», che in italiano significa «unto bisunto, nascosto sotto la terra, attento a non toccare né di qua né di là, su per il cammino». Provate a recitarlo un milione di volte, nessuno di voi volerà. Certo funzionavano, volavano coi loro corpi di sogno in mondi sconosciuti, in mondi dove la fatica del quotidiano spariva ed esse erano quanto avrebbero desiderato essere. Il potere di essere lo avevano imparato da sole, disciplinando le loro rabbie, difendendosi per come potevano dalla violenza, esercitando la loro follia controllata davanti a mariti, preti e autorità che pensavano a loro come bestiame da allevamento. Qualche volta madri, nonne e amiche insegnavano l'arte per uscire dal corpo fisico. Spesso il loro corpo luminoso aveva la forma di un'ape, altre volte di una falena o di uno stelo di paglia. Altre donne impararono l'arte del guarire, come nel caso di Margherita Ardizzone, che ammettendo al processo che la gente va dicendo che lei è una strega perché una curatrice, cita l'episodio del rospo che maggiormente ha impressionato i suoi paesani. «Ho fatto seccare un rospo da porre sull'occhio del nostro bue malato». Adesso si è scoperto che nella pelle del rospo c'è un antibiotico estremamente potente. È importante il suo bue, è tanto importante da costringere a concentrare i suoi sforzi e la sua attenzione finché la sua vita non fosse distrutta. Dove era suo marito? Forse ubriacarsi? Loro, le donne, conservavano la vita rinunciando alla loro. Mentre le donne rinunciavano alla loro vita, gli esseri umani maschili giocavano al gioco del possesso. Mentre loro giocavano al gioco del possesso, gli esseri umani femminili costruivano una tradizione di sopravvivenza. Mentre le donne aborigene australiane lavoravano dalle 2 alle 3 ore al giorno per vivere, le donne dei paesi come l'Italia ne lavoravano dai 12 alle 14. Perché quando il sole era calato, spesso erano nelle stalle ad intrecciare vimini a riparare calze e calzini, anche quando i vecchi ubriachi parlavano solo di tette e di culi. Certo che funzionavano le loro maledizioni, i loro sortileggi, le loro formule, erano piene di loro stesse, del loro odio, della loro passione, del loro desiderio di affrontare la vita, erano piene di intento. Oggi uno stregone che impegna se stesso nelle linee di tensione è molto ricercato, sa parlare di mondi strani e di visioni misteriose, ha visto cose che solo gli dei possono vedere, è stato meravigliato da quanto ha assistito. Uno stregone che impegna se stesso nelle linee di tensione trova la vita degli esseri umani assolutamente miserevole. Lo stregone ha coltivato i grandi progetti degli dèi, i progetti di libertà. Quei progetti sarebbero falliti se le donne non si fossero fatte streghe, sopportando l'orrore del quotidiano sulla loro pelle. Allora perché ci stupiamo perché gli occhi di Diana sono feroci quando difende la vita? Quegli occhi sono pieni del dolore e della rabbia alla quale l'orrore cristiano ha costretto milioni e milioni di donne, e solo poche hanno saputo alleviare le loro sofferenze sfruttando il suo bastone di nocciolo e volando negli infiniti mondi della percezione in cui gli dèi le riconoscevano. Gli esseri umani si sono messi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e per questo motivo li disprezzavano. «Siete in ginocchio», affermavano, «continuate ad esserlo». E saltiamo il pezzo che non ho avuto tempo di cancellare. Se
qualche essere umano dovesse andare da uno di questi stregoni chiedendogli di risolvere le sue pene d'amore, i suoi tracolli finanziari, i suoi problemi sociali o di adattamento, questo stregone gli direbbe: prega il Dio. Solo che quello stregone intende: lega il Dio con le catene di ferro della tua determinazione e costringerlo ad affiancarti, mentre l'individuo che supplica intenderebbe: devo mettermi in ginocchio davanti ad un Dio per supplicare di soccorrermi. Quale inganno! Ad uno stregone che impegna se stesso nelle linee di tensione, gli esseri umani interessano solo nella misura in cui, fagocitando il Dio della linea di tensione nella quale è impegnato, la alimentano a sua volta. È stata la spietatezza di questi stregoni a condurre l'umanità fuori dall'orrore cristiano. Avevano sufficiente disprezzo per gli esseri umani da guardare il tempo che veniva loro incontro. I benandanti tentavano di fermare questi stregoni. I benandanti tentavano di fermare il presente. E gli stregoni tentavano di costruire il futuro. I benandanti furono sconfitti. Furono sconfitti sui piani della percezione alterata e furono sconfitti nel loro presente attraverso l'Inquisizione che tentavano di proteggere. Oggi come oggi, questi stregoni tendono a fare molti proseliti in funzione del Dio col quale costruiscono le relazioni. Oggi come oggi sono stregoni molto potenti per quanto riguarda il loro intervento nell'oggettività umana, ma sono deboli, in percezione alterata. È finito il loro tempo, ma hanno molto proseliti. La vicinanza col Dio li garantisce, solo che la divinità si manifesta solo fin tanto che essi vivono. Dopo si manifesta esattamente come tutti gli altri dei. Ed ora veniamo al terzo tipo di stregoni, lo stregone che mette in moto le persone. Ho iniziato a costruire un palcoscenico e ho continuato elencando le forze attraverso le quali agisce uno stregone. Nell'elencazione di due stirpi di stregoni precedenti vi ho detto che una stirpe soggettiva è il soggetto che si presenta, sia esso il popolo o una persona. La seconda stirpe di stregoni soggettiva le relazioni fra soggettività ed oggettività. Come non vi ho detto questo, eppure credevo di essere chiaro, che cos'è il Dio con cui si identifica lo stregone se non la linea di tensione che si sprigiona dalla relazione fra soggettività ed oggettività? Che cosa comporta la relazione a cui un soggetto è chiamato nel corso della propria vita? Che forse era, può esistere, se gli esseri della natura non partoriscono e come dei novelli Eracle pensano di cavalcare l'eternità ignorando Era stessa? La tensione generata dalla nascita è Giunone, è Era, è Iside, è Mater Matuta. Se gli stregoni identificano se stessi con Era, Giunone, Mater Matuta, altro non è che identificazione con la nascita di ogni essere. Due tipologie di stregoni dunque: soggettivare il soggetto che si presenta e soggettivare la linea di tensione. Un soggetto è parte delle sfide della vita e uno stregone prende su di sé quella contraddizione. Gli dèi, sfidando l'oggettività in cui agiscono, chiamano il loro circostante ad affiancarli. Degli stregoni rispondono alla chiamata e li affiancano, costruendo le migliori condizioni affinché gli dèi costruiscano loro stessi. Dal momento che gli dèi sono parte del crogiolo umano, per favorire lo sviluppo degli dèi è necessario migliorare le condizioni che costruiscono l'oggettività del divenire umano. Il terzo tipo di stregoni non soggettiva le sfide di nessuno. Il terzo tipo di stregoni non si sostituisce ad altri soggetti mentre portano avanti le proprie sfide della vita, ma costruisce le proprie sfide della vita. Questo tipo di stregone aiuta solo se stesso. Del popolo cui appartiene e delle persone che hanno problemi non gli interessa nulla o quasi. Sono cose che non lo riguardano, più o meno come non interessano all'essere storione le 100.000 uova che vanno perdute. A questo tipo di stregone interessa soltanto favorire il cammino per il proprio sviluppo. Ma il proprio sviluppo non è fatto al di là delle condizioni delle persone. Il proprio sviluppo è determinazione del suo divenuto soggettivo in relazione al divenuto soggettivo di ogni ente componente l'oggettività in cui opera e della quantità
e qualità delle relazioni. L'egoismo attraverso il quale questo stregone costruisce se stesso è un egoismo che coinvolge l'intera sfera dell'esistente attraverso una progressione di interessi e coinvolgimenti che diventano tanto meno interessanti quanto maggiormente si allontanano dalla sua persona. Uno stregone di questo tipo mette in moto se stesso per costruirsi nell'eternità dei mutamenti. Il mettere in moto se stesso significa costruire delle strategie attraverso le quali modificarsi. Quelle strategie comportano sì la trasformazione dell'apprendista stregone, ma non separano quel soggetto dall'oggettività nella quale opera. Il suo operare è sempre all'interno dell'oggettività nella quale è nato e vissuto. Le strategie che mette in essere sono strategie che coinvolgono l'intera oggettività e le relazioni che con questa oggettività egli costruisce. Dunque, le sue strategie coinvolgono ogni soggetto componente della sua oggettività e le linee di tensione quale risultato delle relazioni che costruisce. In stregoneria, la più grande arma di cui si dispone è se stessi. È la trasformazione di se stessi che modifica l'oggettività, ma soltanto quando la modificazione di se stessi è attività di relazione strategica con l'oggettività in cui si vive. Così, all'interno della contraddizione che si costruisce, il soggetto che vive strategicamente costringerà le consapevolezze dell'oggettività nella quale opera a modificarsi di conseguenza, sia per far fronte alla sua azione strategica, sia per fagocitare i nuovi fenomeni e introdurli nel proprio pensato, trasformandoli in elementi sui quali fondare la costruzione del proprio divenire. O divenuto, a seconda dell'ottica che assumiamo. In questo modo, questo apprendista stregone diventa un vero e proprio motore nei confronti delle coscienze di sé proprie, dell'oggettività nella quale opera e nei confronti delle linee di tensione che partecipano alle relazioni. L'indifferenza di questo apprendista stregone è solo assenza di coinvolgimento emotivo nelle difficoltà che le coscienze di sé, dell'oggettività in cui operano, manifestano. La sua indifferenza spinge tali coscienze di sé a rinunciare a cercare delle spalle sulle quali piangere e mettono in moto delle azioni al fine di modificare la propria situazione. Il fatto stesso di essere indifferente all'oggettività toglie all'oggettività e a quanto questa oggettività contiene la necessità soggettiva della dipendenza per la soddisfazione dei propri bisogni. La spietatezza di questo apprendista stregone non consiste nell'ignorare i problemi dell'oggettività in cui opera, ma nell'agire sulle coscienze di sé che tali problemi stanno vivendo affinché agiscano strategicamente e annullino la capacità di tali problemi di costruire afflizione o di coinvolgerle. Quando si è attaccati o coinvolti in qualche problema è necessario affrontarlo con tutte le nostre forze per riuscire ad ottenere una soluzione a noi favorevoli. Per fare questo non è necessario soltanto affrontare il problema, ma è necessario soprattutto predisporci per affrontare quel problema lustrando tutte le armi di cui siamo in possesso. Questo tipo di stregone mantiene in essere un'attività costante nell'oggettività volta a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono il suo sviluppo, dove per sviluppo si intende non solo il suo personale sviluppo, ma anche lo sviluppo dell'oggettività che agisce immediatamente su di lui. Il compito di questo stregone è anche quello di respirare. Il suo impegno non è soltanto quello di riempirsi i polmoni, ma è anche quello di riempirsi i polmoni di aria buona. Che l'aria sia sempre buona affinché riempirsi i polmoni non sia distruttivo. Se l'aria è buona per questo stregone, sarà buona per tutti gli esseri umani che respirano la stessa aria. Assicurarsi che l'aria sia buona significa assicurarsi una situazione favorevole nella quale fondare il proprio divenire. Così il benessere per l'amico, l'amica, la donna, i figli che ci stanno vicini sono interessi dettati da assoluto egoismo soggettivo. Se gli amici, l'amica, la donna, i figli stanno bene e vivono espandendosi, tanto maggiore sarà il loro intervento in caso di crisi e di manifestazione di un qualche problema, tanto minore sarà la loro richiesta di aiuto e di intervento, tanto più ricca sarà la relazione che intercorrerà fra lo stregone e le persone che gli stanno vicini, e tanto minore sarà la formazione di una qualche forma di dipendenza. Questo sistema va via via sviluppandosi in funzione sia dello stregone che fonda se stesso, ma anche degli dèi che sono espressione delle relazioni vissute dallo stregone e delle coscienze di sé nell'oggettività con la quale lo stregone fonderà le proprie relazioni.
Nessun individuo, nessuna relazione vissuta o attraversata da questo stregone sarà mai più come prima. Ascoltatemi una volta sola per radio e non penserete più come pensavate mezz'ora prima. Gli esseri umani che incontreranno o si scontreranno con questo apprendista stregone non saranno mai più ciò che erano prima. Non è importante cosa cambieranno o cosa in loro può cambiare, non saranno mai più in grado di leggere la loro vita come la leggevano prima, tanto o poco che sia. Quando qualcuno di questi individui presenterà ad un apprendista stregone i propri problemi, questo apprendista stregone non risolverà i loro problemi, ma li costringerà a lustrare gli strumenti che dispone per affrontare lui stesso quei problemi. La grande contraddizione che essi vivranno è che mentre loro inizieranno a lustrare se stessi, l'oggettività che loro avevano tollerato e che ha procurato loro quei problemi tenterà di distruggerli per impedire loro di modificarsi. In altre parole, l'oggettività che li circonda tenterà di soffocarli. O quelle persone accetteranno di essere soffocate o metteranno in atto ulteriori strategie per agire nell'oggettività che le circonda e sulle coscienze di sé che questa oggettività comprende. Queste persone, esponendo i loro problemi all'apprendista stregone, verranno rovinate. Verranno rovinate nel senso che non saranno mai più in grado di accettare l'oggettività nella quale vivono come ente passivo e assoggettarsi ripristinando forme di mutua dipendenza. Le persone che si rivolgono all'apprendista stregone non potranno far altro che iniziare a vivere strategicamente, iniziando in se stesse un cammino per diventare un apprendista stregone. E a questo punto lo stregone può dare anche delle tecniche per farlo. Del resto, un apprendista stregone, superati i primi momenti nei quali la magia e il potere di essere sembrava trasferirsi nel quotidiano della ragione, tutto il suo potere di essere si trasferisce sul corpo luminoso e la sua disciplina porta la ragione a permettere al sentire e all'intuire del corpo luminoso di interferire nella ragione guidando le decisioni e l'azione dell'apprendista stregone. La ragione spesso si fa da parte, permettendo all'intuizione e al sentire del corpo luminoso di dirigere l'azione. Questa disciplina comporta comunque una separazione fra la capacità soggettiva dell'apprendista stregone di descrivere e motivare la sua azione, nonostante la sua capacità d'azione sia tale da precedere la formulazione del pensiero. Così le persone che vengono da questo apprendista stregone ricevono un dono e un danno. Il dono è l'intuito del vivere in modo strategico e il danno è la demolizione delle certezze e delle difese che le forme di dipendenza nella relazione fino a quel giorno avevano assicurato. L'apprendista stregone sveglia il dormiente e le possibilità che la persona che si è rivolta a lui ha. Le persone che sono rivolte all'apprendista stregone deve avere delle possibilità, altrimenti non si sarebbero mai rivolte a un apprendista stregone. Si sarebbe rivolta a dei professionisti sociali e avrebbe accettato i loro consigli, che comunque non avrebbero distrutto la sua vita, in quanto avrebbero indicato nelle sue mancanze la fonte del suo problema. L'avrebbero adeguata per adattarsi al problema che stava vivendo. L'apprendista stregone mette in moto le sue potenzialità. Proprio perché fa questo, questa persona non è più la stessa. Inizialmente saranno piccole strategie nel quotidiano, ma via via che prenderà consapevolezza delle proprie possibilità, saranno strategie sempre più grandi, determinazioni che si riempiono di forza e di potere. Il mondo attorno a quella persona perderà la sua rappresentazione e la ragione di quella persona inizierà a rilevare un numero sempre maggiore di discrepanze. L'apparenza viene demolita e la realtà affiora. Se si tratta di un problema familiare, quella persona, strategia dopo strategia, non guarderà più i suoi familiari come li aveva guardati prima, si accorgerà di cose che tendeva ad ignorare, ripenserà le relazioni e la sua collocazione all'interno della famiglia. Se poi il suo corpo luminoso si sveglierà e inizierà a comunicare con la ragione, allora quella persona, se non si addestrerà e riuscirà a sviluppare un buon grado di autodisciplina, sarà spesso travolta dai propri scoppi di ira e di odio, per quanto intuisce, anche in contrapposizione e senza giustificazione alla descrizione che ne dà la ragione. Un apprendista stregone di questo tipo mette in moto situazioni, dei ed esseri umani,
con i quali viene in contatto. Nulla è mai più come prima, e il suo egoismo è la cosa più preziosa di cui può disporre un sistema sociale. La prima cosa che farà quell'apprendista stregone agli esseri umani con i quali costruisce delle relazioni è disciplinare la loro ragione per permettere all'intuizione di esprimersi nella ragione stessa. Poi insegnerà loro l'arte della trasformazione, che è arte dell'interazione soggettiva con gli dèi. Sarà più facile che inviterà gli dèi fra gli esseri umani affinché insegnano loro l'arte della costruzione strategica dell'infinito. Sarà più facile che agisca sull'oggettività e sulle coscienze di sé che la compongono, in modo da costringerle a riorganizzare se stesse in relazione alla loro oggettività. Questi sono mezzi, gli intenti e le strategie operative degli stregoni. Ora che vi ho detto e vi ho rivelato i segreti della stregoneria, pensate che possa servirvi a qualcosa? Soltanto se riuscirete a disciplinare voi stessi, ad imparare e vivere strategicamente, nel caso che pratichiate sottomissione, quanto ho detto non ha nessun senso. Non sono i segreti che debbono essere svelati, ma è la costruzione del nostro intuito che ci permette di svelare i segreti, fagocitarli e usarli per costruire il nostro intento nell'infinito. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Piazzale Parmesan 8 Marghera. Io ho riallacciato i telefoni, vi ricordo che 049 700 700 049 700 838. Se però tiro su una telefonata devo quasi ributtarla giù, perché ho Stefano che giustamente si sta preparando per la sua trasmissione. Io sono riuscito a finire di leggere questo pezzo sulle strategie della stregoneria, e questa è la stregoneria. E vi assicuro che l'arte della manipolazione di Eros, di intento e di Gaia è la più grande forma di stregoneria che sia mai esistita, ed è l'unica forma di stregoneria. Tutto il resto è pura e semplice ciarlataneria. Pronto? Pronto? Sì? Sì, parlo con la diagramma? Sì? Ah, salve. Volevo dirti una cosa riguardo, sai, adesso ci sono dichiarazioni di redditi e tu stai facendo quella campagna, sì, anti-versamento pro chiesa, giusto? Certo. C'è una cosa più importante che ti invito a esaminare, se puoi, fra l'altro facilmente. Se tu guardi fra gli oneri che si possono detrarre al 100% dall'importo da versare, tu esamini l'R sul rigo R20, praticamente funziona così: io posso fare una detrazione fino a 2 milioni purché dimostri di aver diversato un istituto religioso. Sì, questo è un altro di 8 per 1000, è diverso questo. Sì, sì, sì. Però cosa succede? Io per esempio quest'anno dovrei versare qui a 1,5 milioni. Sì. Vado dal prete mio amico, gli dico: ti verso, ho intenzione di fare un versamento di 500.000 alla tua parrocchia, però tu mi fai una ricevuta da 2 milioni. Sì. Lui me la fa perché non ha nessun obbligo di tenere, certo, libri contabili. Così. Io prendo la mia ricevuta, la metto dentro una dichiarazione di redditi e evito di pagare 1,5 milioni di tasse. Certo. Io ti pregherei di esaminare questo fatto, perché questo è veramente una cosa importante. Però pronto? Pronto? Sì, no, pronto. Mi senti? Sì, adesso sì. Ecco, quello che voglio dire è che io non posso lavorare sulle supposizioni, cioè io so che sono dei truffatori. No, non ci sono supposizioni, guarda che è un meccanismo. Sì, sì, il meccanismo lo conosco. Tu per esempio, se tu hai istituzionalizzato la tua chiesa, no? Ecco. Pronto? Sì, sì. Pronto? Devo andare via perché c'è un fischio. Parla pure, tu ci senti? Sì, volevo dire, se tu hai una... tu adesso stai predicando per i pagani, giusto? Se tu hai formalizzato questa tua, chiamiamola chiesa, io faccio un versamento a te, no? Di 2 milioni, nominale, in realtà ti do 1 milione e ti do 500.000, tu mi fai la ricevuta e io la detraggo dalle tasse. Okay. Non è niente di supposizione, è proprio reale sta sì, cosa. Sì, no, il meccanismo c'è, è chiaro, è fatto apposta. Quindi, ecco, io credo che una battaglia più importante sarebbe per eliminare questa cosa qua. Perché l'istituto morale non ha obbligo di tenere libri, certo, contabili, quindi ti rilassi tranquillamente la ricevuta. E così la persona evade il fisco
e contemporaneamente diciamo incoraggia queste istituzioni. Certo. Ti ringrazio. Grazie a te. Ciao. No, noi siamo consapevoli di questo, va bene. Qua c'è Stefano, siamo consapevoli di questo meccanismo, non è che non lo conoscessimo, solo che cerchiamo di fare una campagna di sensibilizzazione sociale. Anche questo, comunque, chiarirsi questo meccanismo va bene. Bon, lascio la trasmissione a Stefano, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, sono meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. E vi ritorno a ripetere un'altra cosa, ogni volta che voi ascoltate me non sarete mai più gli stessi di prima. Vi ricordate 4 anni fa, quando ho cominciato a parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, del pazzo di Nazareth, del pederasta di Nazareth? Bene, questo ormai è entrato nel pensiero delle persone e solo questo è una grandissima opera di stregoneria. Ciao a tutti, a risentirci a giovedì prossimo. Lascio a Stefano, scusa Stefano se ti ho... Vediamo. Ciao, a risentirci a giovedì.